Nie. Allora io vado, serve qualcosa? No, a posto. Numeri. Che siano coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovati. Questo bunker. Seconda guerra mondiale. Giapponese. Faremo aiutare da qualcuno. D'accordo. Andiamo.
Sono nella merda! Scappare, straniera! Ora ti guarderò crepare! Non voglio soffrire. Ti prego, uccidimi. Arriva! La spedizione è giunta alla meta perdendo due navi container a causa delle violente tempeste. Abbiamo stabilito un centro di comunicazione tra le vette montuose e avviato la costruzione di una base costiera. I sopralluoghi preliminari indicano diversi possibili punti di scavo. L'isola è molto più vasta di quanto preventivato e sembra avere una storia secolare. Identificare la causa scatenante delle tempeste sarà un compito lungo e laborioso, ma il successo di questa missione ci porterà sicuramente alla vittoria finale sul nemico. Ora accendere! Yeah! No! Go!
padre Mathias ci libererà. Da cosa? Dall'isola. Alex, mi senti? Eccomi. Il terminale è andato. Merda. Se non c'è un antennista nelle vicinanze, dovrai accedere manualmente al pannello di manutenzione. Ok, si può fare. Sì, beh. Prima bisognerà trovarlo. Una volta li installavano molto in alto. Praticamente in cima alle antenne. Un'altra scalata. Benone. Spero che quell'antenna funzioni. Come on.
13 ottobre 1990. Ho evitato accuratamente tutti i naufraghi giunti sull'isola nel corso degli anni. E di quelli che ho incontrato, non ho avuto pietà. Ma ora ho bisogno di aiuto. Per proseguire le mie ricerche, devo avere il pieno controllo dell'isola. Radunerò un manipolo di fedeli seguaci, gente che capisce la necessità di esercitare e mantenere il controllo. Ma soprattutto gente abituata a sporcarsi le mani. La violenza è insita nella natura dell'isola. Io garantirò organizzazione, lavoro, uno scopo per cui vivere. E appena avrò il potere assoluto, scoprirò il vero segreto delle tempeste. Dai piedi, lei è mia! Concentrati, Lara. Puoi farcela. Si comincia. Ah!
Antenna. Ok. Bene, ora trova il canale di emergenza e sintonizzalo sulla tua radio prima di trasmettere l'SOS. Ehi, qui stiamo tenendo incrociato l'impossibile. Grazie. Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo. Mayday, Mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. QN177A, vi stiamo cercando da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Sappiamo dov'è l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo rotta verso di voi, chiudo. Sei grande, Lara Croft! Anche Reyes ha sorriso, pensa un po'. Bene, un segnale. Fuoco, carburante, fiamme. Posso farcela. Dell'ascensore. Carburante. Devo trovare il modo di incendiarlo. Dovrebbe funzionare. È
pericolo! Raggiungerlo. Riesco a togliermelo dalla testa. Una tempesta si è formata all'improvviso, dal nulla, e ha abbattuto un aereo. Non può essere. Non è razionale, Lara. Deve esserci una spiegazione, solo che ancora non la trovo. Avrò sbagliato qualcosa. Qualcosa mi sarà sfuggito. Dovevo controllare meglio i cieli, scegliere un'altra zona d'atterraggio. Ora sono morti. Ed è tutta colpa mia.